Alla stazione centrale di Milano abbiamo incontrato due storici militanti del movimento operaio che hanno partecipato alla manifestazione NoESP del 1° maggio e a cui abbiamo chiesto di commentare quei fatti e di fare il punto sul conflitto sociale oggi in Italia e sulla ricomposizione di un fronte politico alternativo. Chi comincia? A me viene in mente un aneddoto che mi pare abbastanza bello. Io stavo già in Francia da tanti anni ed ero quasi alla vigilia, diciamo, con qualche anno di anticipo, della possibilità di rientrare in Italia, e la prima volta, forse ci eravamo visti anche prima, ci incontrammo a Parigi sotto l'ambasciata italiana. Naturalmente c'erano fumogeni, candelotti, ed era, se non sbaglio, qualche giorno prima di Genova G8. Sì, sì. E successe questo, e con un'aria di grande gentilezza parlammo un po', e poi Giorgio mi dette la sua carta, il suo biglietto. Allora l'avevo, perché era un sì, segretario nazionale della FIOM. E io vedo, mi viene in mente una cosa di Marx, inteso come Groucho. Ho detto, ma deve essere cambiato qualcosa, perché che un segretario nazionale della FIOM che dia la sua carta a uno come me, mi sembra straordinario, quasi sarei tentato di sconsigliarlo. No, noi abbiamo storie abbastanza diverse, questo è evidente. Io vengo, come si dice, dal filone centrale della storia del movimento operaio, dal PC, dalla CGL, rivendico la mia storia, anche se oggi è chiaro, non si può più ricostruire, oggi è un'altra storia, ma penso anche che il fatto che noi ci incontriamo e ci abbracciamo in manifestazioni come quella NoExpo del 1° maggio, sia un messaggio che vogliono, sia un segnale di amicizia e di affetto che c'è tra due compagni che pur, diciamo, con storie e con esperienze diverse, sanno di stare dalla stessa parte della barricata. Sì. E questa è la questione di fondo. E l'altra è che forse proviamo oggi a mandare un piccolo messaggio su mettere assieme le forze. Senti che Veneto, arriva con noi. Io penso che Expo sia il simbolo del degrado dell'Italia di oggi e sia anche in qualche modo una simbologia reazionaria. Adesso mi viene in mente questa mattina che ho letto sulla Repubblica che c'è il provveditore del Lazio che ha mandato una circolare in cui dice testualmente agli studenti che c'è divieto di portare dentro l'Expo, gli studenti che con le scolaresche vanno in visita all'Expo, materiali stampati o scritti ideologici, politici, che abbiano concetti che non siano quelli autorizzati dalle autorità di pubblica sicurezza. Cioè, questo cretino ha scritto come un prefetto del fascismo. Dovete sfilare come i ragazzi della Giovane Italia e dire viva Expo. Venerdì c'è stata una cosa scandalosa qui a Milano. C'è stata la precettazione dei tranvieri su uno sciopero nazionale regolare fatto secondo tutti i crismi della 146 proclamato dall'USB e da altri sindacati di base. Bisogna ricordare che è uno sciopero programmato da tempo contro il Job Act e contro il fatto che i tranvieri sono 8 anni che vedono solo disapplicare tutti i loro contratti. È stato vietato a Milano dal prefetto con ordinanza e con precettazione prefettizia perché c'è l'Expo. Il messaggio di Renzi è basta con i diritti, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, è un gigantesco basta con i diritti, basta con la Costituzione, basta, ecco. Questo basta reazionario, no? Che non è il basta nostro dei poveri, basta con lo sfruttamento, no, è basta con le lotte, basta con con gli insegnanti che vogliono insegnare e non obbedire, basta con gli studenti che alzano la testa, basta con gli ambientalisti. Cioè, e questo è proprio lo spirito fascista profondo della reazione italiana. Renzi interpreta questo. Io dico una cosa personalmente, sai, c'è quel detto terribile, patriottardo, right or wrong, my country. Io lo parafraso e dico right or wrong, giusto o sbagliato, my people, la mia gente. Mi viene in mente una frase di Jean Genet, la lessi quando stavo a Cuneo in isolamento. Jean Genet tornava da una visita a Stammheim, a
Andrea Sbader, eccetera. Vabbè, oggi i renziani, i meritocrati che non sanno più niente, cancellatori di memorie proprie altrui, direbbero Genechi, Bader chi? È la buona scuola loro. Eh sì, la loro ma buona scuola. Mi ricordo che rispose, non sarò mai neutrale fra la violenza dei ribelli che insorge e la brutalità degli oppressori. Mentre in Italia Amendola, che era un dirigente liberal stalinista del PC, linciava Sciascia che si era detto neutrale. Gené, non so, l'avrebbero mandato a Roma. Quindi questo è chiaro. Aggiungo che ho sempre avuto prima un punto che avevo sollevato prima di Genova, che ho sollevato anche prima di queste giornate del primo maggio, la sensazione che a volte, per esempio in tutta questa storia dopo Seattle, assistiamo, non voglio fare il debordiano, però a una specie di movimento ritmato dai luoghi o non luoghi e dalle cadenze delle feste comandate, e mi succede di aver detto allora, ma scusate, ma non si è mai visto, l'avevo detto anche a Bologna nel 77, un tumulto, un'insurrezione, una guerriglia che proprio nasce all'ora X già lungamente annunciata e non gioca la sorpresa, la dissimmetria di tempi e di luoghi. Quindi quest'idea non mi convinceva, se proprio dei settori che io condivido anche ritengono che sempre di più una serie di spezzoni di questi cortei così legalitari, così, sono più una superfetazione della politica, delle istituzioni, che una realtà sociale insorgente. Il mio sogno sarebbe che una volta dicessimo non ci andiamo proprio, loro sarebbero contenti che non disturbiamo, ma marcherebbe in realtà un silenzio, una estraneità. In questo caso non possiamo dire questo, perché questa manifestazione del primo maggio era in qualche modo, ed è stata, secondo me, un segnale di un possibile, di una vera possibile coalizione sociale. Ecco. Perché lì c'erano, diciamo, tutte le componenti di una possibile coalizione sociale anticapitalista, antagonista, chiamiamola, cioè davvero alternativa, quindi non costruita un po' a tavolino, perché c'era tutta la parte sindacale, tutte le anime sindacali, tutte, nessuna esclusa, per la prima volta da tanto tempo, che sono contro il modello sindacale della concertazione di CGIL e CISL, sia nel sindacalismo di base, sia le aree dissidenti, diciamo, del sindacalismo confederale. Poi c'erano tutti i movimenti, giovani, centri sociali, forze precarie, eccetera, e poi c'era tutta la componente dei movimenti ambientali, ambientalisti, notabili, eccetera. Quindi, diciamo, le tre anime fondamentali, lavoro, precarietà, reddito sociale, casa, ambiente, erano tutte lì. Quando si fanno le azioni, anche quando si fanno iniziative, diciamo così, diverse dalla tradizionale corteo, questo deve avere un rapporto con la mobilitazione, non può essere un corpo estraneo che improvvisamente... voglio dire vedo l'esperienza della Valle Susa, nella Valle Susa c'è il momento del corteo e c'è il momento nel quale, se si può, si fermano quelle, gli scavatori. Non sto facendo un astratto legalitarismo di fronte all'ingiustizia, sto dicendo che però anche la gestione di questi processi deve avere una forma di condivisione collettiva, cioè non può essere una cosa che precipita addosso, una parte del corteo la capisce, una parte no. Questo è un punto centrale su cui ci dobbiamo responsabilizzare tutti, cioè non è il momento, visto che hai fatto delle citazioni, ne faccio una anch'io, unica. Ti ricordi Germinal, no? Il grandissimo libro di Zola, a un certo punto sul finale, quando hanno perso i minatori, l'anarchico Souvarine va lì e taglia le catene dell'ascensore. Allora, e tant'è vero che un grande dirigente del movimento operaio si chiamò Souvarine proprio per sulla base, esatto. Non è il momento di azioni così, cioè c'è bisogno di un riconoscersi collettivo di tutte le forze antagoniste. Questo è un punto centrale. E io infatti direi che questa è la questione di fondo. Tra l'altra volta, tutte le volte che ci sono poi queste situazioni, queste difficoltà e questi traumi dopo le manifestazioni, noi scopriamo che il problema non è tanto della cosa in sé,
ma della difficoltà politica dopo la manifestazione, dopo il rito, come dici anche tu, a consolidare, perché questo è il problema vero che noi abbiamo. Come si consolida una forza? Come facciamo in modo che esperienze tipo quelle del movimento Valle Susa, dove ci sono tutte queste le forze, in piccolo tutte le forze, diventino un'esperienza più grande e diventino il modo con cui lavoriamo tutti? E quindi si costruisce un vero blocco sociale di aree, forze, persone diverse, però tutte assieme con lo stesso obiettivo. Per me, parlo singolarmente, potrei dire come Totò, no io. E quello che è dirimente è quello che è successo dopo, nel senso che già prima, a me la cosa che colpiva di più, l'hai già detto, era la sfrontatezza di questo discorso, mentre tutti chiagnano e fottono sui giovani disoccupati, eccetera, di fare un appello per 11.000 schiavi volontari, in qualche modo, che vanno a fare una corvée volontaria passando per una onlus, a dirgli venite a fare lavoro volontario gratis, ma non per andare come Zanotelli, no! Perché si sono arrobati tutto, parlo così, no. Adesso bisogna andare lì. E a proposito di oscuramento... E il sindacato che gli concede la deroga. Sì, e a proposito di oscuramento, voglio dire che noi come Forum Diritti Lavoro, piccola organizzazione di sindacati alternativi, abbiamo presentato una denuncia all'Ispettorato del Lavoro contro questa violazione evidente della legge. Tutti hanno saputo la notizia, non c'è un solo grande mass media che ha dato la notizia che c'era questa nostra denuncia in corso. Quello che è successo dopo, sì, è un vomito. La manifestazione, un vomito. A ripulire queste cose, lo devo dire, io ho conosciuto molti di questi, parlo personalmente, poi sono anche sentimentale, quindi sono lacerato. Quelli vengono da voi. Quando penso a Giuliano Pisapia, lo dico esterrefatto, secondo loro, e non è più, è oltre la polemica politica, anche la rabbia, devo dire che è oltre, ma è peggio, è una specie di turbamento, di imbarazzo. Sarò ingenuo, ma dico, ma come si può? Il lavoro forzato volontario, le battute sui Rolex che sanno tutti che sono appezzottate, allora c'è Guevara col Rolex, quest'orgia. Ma nessuno tocchi Milano, questa è la frase più indecente, nessuno tocchi Milano dopo che Milano è stata devastata da mafie e 'ndrangheta, non l'ha mai detto allora, e allora... questo, nessuno tocchi Milano, questi sono i due pesi e due misure, ma allora... un danno di quel tipo è devastazione. Quello che sta succedendo oggi in Italia è mercato, è competitività, è sviluppo. Cioè è questo che fa inviperire e che crea le condizioni, ecco. Le condizioni della rabbia, anche della rabbia che a volte, secondo me almeno, controproducente. Al punto in cui siamo arrivati dopo, di aver sentito duetti corali tra gente peggio che fascisti che chiedeva la forca per Henry De Luca, per i Notav, per quelli che imbrattano i muri. Però devo dire, dopo tutto questo, permettimi, è una testimonianza, ma mi viene da dire, ah è così, e beh allora la vecchia cosa di Brecht, e che cos'è una rapina in banca rispetto, parlo come testimonianza, rispetto alla fondazione di una banca, potremmo dire, va bene, ma che cos'è l'incendio di un SUV? Rispetto alla carne, al sangue, al sudore, al tempo di vita, adesso poi chiedono il dono alla disgraziata peruviana che deve dare il suo utero alla coppia di borghesi australiani, e le dicono non sarai mica venale. Questo io sono d'accordo, cioè è un regime dell'ipocrisia, della falsità che a contro cui e bisogna però ribellarsi. Io devo fare una confessione. Però detto questo, una volta affermato questo e quindi scelta la posizione e la parte della barricata, ripeto, non basta. Bisogna organizzare le forze, però e bisogna organizzarle con intelligenza, in maniera appunto che siano in grado di reggere lo scontro duro con il regime che abbiamo di fronte. Sì, ma voglio una testimonianza, perché ti può significare, tutta la mia vita ho cercato, magari malamente, a torto, a ragione, magari avremmo litigato, di trovare questa cosa. Però questa confessione te la devo dire. Dopo aver visto il dopo, mi sono tornate in mente una folla di frasi
compresa quella di Franco Fortini, allora loro lo ascoltano, no? Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà, noi lo distruggeremo a fondo. Sentite la cantata da Ivan della Mea, spezzeremo la società, mi è venuto di dire, ah sì? Ancora stavolta avevo detto però, beh, mi viene da dire, se ancora ce la faccio, pensando ai miei nipotini, pensando alla cooptazione, alla fabbricazione di servitù volontaria e al rischio di un'agonia della specie per mutazione antropologica, di questo dobbiamo parlare, mi viene da dire, guarda, sarà sbagliato, ma se ricapita, se posso, mi metto la maschera antigas io. Stupidamente magari starò attento a non attaccare una panda, ma mi viene da mettermi il cappuccio, i fumogeni, la maschera antigas e le bottiglie Molotov. Lo dico, se vogliono mi denuncio. Quando un Facci si presenta come un misto di calvinismo ultraliberale, di odio per i poveracci, per la gente, i disgraziati, e fa duetto con la componente fascista, e questa bella gente di la sinistra, gli intellettuali, i giornalisti, basta che mi dicono, però non si sporca un muro, e poi dopo dicono non si bloccano gli scrutini, e poi dicono vedrai dove si arriverà, ti viene da dire, ma insomma io sono un po' prude, però ti viene da dire, e beh va bene, questo, preferisco lo sbaraglio per questo, i miei nipotini. Questo sentimento lo condivido anch'io, un nipote anch'io. Possiamo dire che questo sentimento lo condivido. Lo condividono anche tanti che non condividono, esatto, i gesti. Moltissime il punto è però, aspettano... Oresto che è un altro, esatto, il punto però è un altro. Proprio per quello che abbiamo di fronte, abbiamo il dovere di andare oltre la spontaneità delle manifestazioni, il momento in cui ci si incontra nell'appuntamento elettorale, abbiamo il dovere di mettere assieme forze diverse che hanno anche pratiche diverse, e questo richiede un riconoscimento reciproco. Cioè bisogna che tu, quello che ha voglia di spaccare tutto, in qualche modo si metta in relazione con quello che è d'accordo con lui sui sentimenti, ma magari quella volta lì non ha voglia di spaccare tutto. Posso farti bisogna trovare le sedi, gli strumenti, la forza politica per mettere assieme un grande fronte anticapitalista che c'è nella realtà. Non siamo più neanche negli anni che tu hai raccontato, perché quegli anni lì erano anni comunque strutturati, c'era qualcosa da contestare, c'era una sinistra che non ti piaceva, che tu contestavi, ma c'era. Oggi c'è Renzi, il capitale, una società disastrata, poi ci sono forze che si organizzano qua e là e che eroicamente in molti casi combattono. Queste forze devono trovare punti e momenti comuni veri. Giorgio è arrivato, no, dicendomi che aveva visto il mio vecchio compagno Mimmo Mignano che scendeva da un tetto. Dalla gru a Napoli. Dalla gru, quanti ce ne sono di Mimmo Mignano? Bisogna rimettere assieme le forze. Allora, le forze vere sono quelle che non si arrendono. Queste sono il nucleo di partenza di una coalizione sociale. Io non sono tanto d'accordo sull'idea di coalizione sociale che sta costruendo Landini, perché mi pare molto costruita, diciamo così, burocraticamente, dico la verità, e di forze, diciamo così, sì, e di forze, diciamo che poi una coalizione sociale in realtà non la vogliono fare, ma vogliono più fare una coalizione elettorale. Diciamo, non mi piace come la fa, ma l'idea è giusta però. Cioè bisogna mettere assieme, la definizione è giusta, cioè bisogna partire non dall'idea come faccio la lista elettorale, ma partire da come metto assieme le forze e gli interessi, chi occupa le case, chi difende il posto di lavoro, chi si batte per il reddito, i notav, chi lotta sulla scuola. Bisogna mettere assieme le forze più radicali, questa è la prima cosa da fare, perché sono tanti oggi che lo fanno, ma se vogliamo parlare di progetto bisogna mettere assieme le forze più radicali. Ripeto, l'abbiamo già detto in questa cosa, secondo me nella manifestazione di Milano, quelli che erano in piazza il 1° maggio a Milano sono già il nucleo possibile di una nuova coalizione sociale, per quello che prima di tutto quelli che sono scesi, le forze organizzate, i militanti, i cittadini, le persone che sono scesi in piazza il 1° maggio a Milano devono dare continuità a quello che hanno fatto, ecco, e devono trovare le sedi, i posti, i momenti nei quali discutere e riconoscere.
quando Marx nei Quaderni Blu descrive la condizione della miseria della vita dei proletari, c'è una frase, dice: se noi parliamo di questo, non è per mettere davanti ai proletari uno specchio e lasciarli ancora più disperati per dirgli: ma vedi qual è l'infinita miseria della tua condizione? Se facciamo questo è perché vogliamo strappare i fiori di carta che ammantano la nuda catena dello sfruttamento affinché i proletari possano vedere, sentire il freddo della catena e organizzarsi per spezzarla. Bisogna ricominciare, cioè credo anch'io, bisogna avere il coraggio di ricostruire da punti di vista veramente alternativi. E ripeto, salutiamoci qui perché ho visto che tra l'altro non riusciamo a fare molto altro. Sì. Io ho visto, voglio dare un giudizio positivo, cioè Milano è vero è stato escurato dagli incidenti, ma a Milano in piazza c'era il nucleo possibile di massa di un'alternativa. E bisogna lavorare con tutte quelle forze lì e anche altre che vogliono starci. Spero che il mio pessimismo venga smentito da questa tua. Speriamo. Speriamo. Te lo auguro.